Venezia. E insieme all'amico Sergio, che è il presidente del circolo del popolo della famiglia di Violo, vieni, non ti vergognare. Gli facciamo un grande applauso, lui era il nostro big boss. Ci siamo dati da fare naturalmente insieme agli amici volontari dell'Emilia Romagna, ringraziamo Faenza, ringraziamo Imola, ringraziamo Forlì e tutti quelli che comunque ci hanno sostenuto. Siamo qua, se penso solo pochi mesi fa, che io personalmente non sapevo neanche cosa fosse il popolo della famiglia, tantomeno pronti, e tantomeno il quotidiano nazionale La Croce, a cui mi sono comunque regolarmente abbonato e invito tutti a farlo. Oggi siamo qui in una meravigliosa cornice, siamo in tanti, c'è il sole, molti arriveranno ancora, quindi grazie a tutti. Iniziamo le danze e passiamo la parola al nostro presidente che per un breve saluto. Grazie. Bene Mauro, siamo partiti a Riolo molto bene e questo che voglio dire, ringrazio tutti voi. Io non ho delle grandi qualità di oratore, comunque niente, andiamo avanti per la famiglia. Grazie. Breve macchina. A questo punto veramente ho dei problemi io? No, sono sì, io tanti. Che... tanti problemi, infatti. Allora, io personalmente voglio ringraziare di nuovo tutti, ma adesso accoglierei con un grande applauso il nostro primo cittadino di Riolo, il sindaco Alfonso Nicolardi. Veramente grazie ad Alfonso per essere venuto a salutarci. È stato appena rieletto l'11 di giugno, abbiamo avuto le amministrative, ha di nuovo vinto e quindi meritatamente gli facciamo un tanto in bocca al lupo perché la nostra città sia veramente una città a misura di tutti e in particolare di famiglia. Se puoi prendere il microfono, te so che non hai problemi, Alfonso, a te la parola, grazie. Beh, anch'io per darvi in primo luogo il benvenuto a Riolo Terme, Mauro l'ha fatto con quasi il nostro inno locale, la canzone a Riolo Terme, quindi il darvi il benvenuto, vedo molti volti non conosciuti, quindi immagino che arriviate un po' da tutta Italia o comunque dalla regione sicuramente, anzi da tutta Italia mi dice Mauro. Assolutamente sì. Perfetto. Bene, spero che sia questa un'occasione, oltre che per trattare i temi che vorrete trattare, anche un'occasione per conoscere la nostra città, che sebbene, dov'è l'amico Mirko? Ecco, Mirko ci dice che è una città monocolore da 70 anni, però devo dire che dai, non è così male, dobbiamo ammettere che non è così male. Va bene. No, si sta bene a Riolo, si sta molto bene. Bene, vi auguro quindi in bocca al lupo per questi due giorni di manifestazione, mi complimento per chi... da dietro le quinte si è dato da fare, perché c'è sempre chi si deve far carico un po' più degli altri in occasioni come queste, in eventi e in manifestazioni, nell'organizzazione, quindi complimenti e in bocca al lupo a chi ha lavorato e dovrà lavorare e buon proseguimento per la vostra manifestazione. Grazie, un grande applauso ad Alfonso, gli chiediamo di rimanere sul palco perché l'applauso continua con il padrone di casa, noi siamo qui e lo ringraziamo enormemente perché gli abbiamo veramente sfruttato l'aria, il posto, però Don Marino è il nostro pastore. Quindi Don Marino, grazie. A te la parola, Don. Grazie. Il padrone di casa è il Signore, ma comunque non per deviazione professionale, ma per convinzione parto anch'io dal Vangelo, dove Gesù dice: dove due o tre sono riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro. È fatta. Ecco, però questo è importante. Riuniti nel nome del Signore, cioè riuniti per fare delle cose belle, per volersi bene, per capirsi, per comprendersi, per convincerci a vicenda delle cose buone e portarle avanti con tutte le nostre forze. Semplicemente questo. L'ambiente della parrocchia, Alfonso, che è prima di tutto un amico e che è cresciuto e che cresce anche lui nell'ambito della parrocchia, con la sua famiglia, eccetera, sa bene come cerchiamo di essere aperti noi alla comunità, la comunità a noi, e quindi c'è una grande collaborazione e questo è molto bello. Credo che sia il clima giusto.
portiamola avanti, cerchiamo di capirci e cerchiamo di credere e dimostrare i valori nei quali proprio appunto profondamente crediamo. Oggi abbiamo un po' di ferita nel cuore per una persona di 48 anni che per malattia, diciamo così, è stata chiamata dal Signore. Diciamo, Signore, sia fatta la tua volontà, però ha un bimbo, ha un marito e soprattutto è stata con noi con convinzione in questi valori, ha aderito subito al popolo della famiglia, a queste cose qui, insomma, ci fa piacere, mi sembra, ma più che doveroso veramente, è un piacere ricordarla, perché la vogliamo accompagnare al suo incontro con il Signore. In fondo sia una festa anche questo, i figli che incontrano il Padre. Arrivederci in paradiso Barbara, arrivederci in paradiso Barbara, grazie Don. Buon procedimento. Ti chiediamo ancora 30 secondi perché a questo punto c'è la persona da presentare che è un po' la causa di tutto, perché io a dicembre quasi per sbaglio ho incrociato una pagina Facebook che parlava del popolo della famiglia, che io ripeto quello che ho detto prima, ma lo dico sempre, non conoscevo, e scrissi così un po' dicendo: ma cos'è sto popolo della famiglia? Perché noi a Riolo avremo le elezioni, non si sa mai. Tempo forse 15 secondi, mi risponde uno che si chiama Mirko De Carli e mi scrive: dammi il tuo numero di telefono che ti chiamo. Da allora mi chiama più di mia moglie, ci sentiamo 10.000 volte al giorno, ma perché veramente ci siamo beccati di cuore, abbiamo fatto a Riolo, credo, Alfonso non ce ne vorrà, siamo arrivati terzi di tre liste, però quasi il 15% di persone che di politica non ne hanno proprio un'idea, a parte Mirko, quindi gli faccio io personalmente un grande grazie, e oggi lui è in consiglio comunale e collabora comunque con Alfonso, perché comunque noi non siamo contro nessuno, noi siamo a favore della famiglia e dei valori per noi non negoziabili. Quindi un grande grazie, perché da allora Mirko ci ha messo in testa questo grande sogno che ancora stiamo vivendo. A Riolo non avrei mai pensato di poter organizzare un incontro nazionale, stasera saremo più di 300 persone solo a cena, quindi durante la giornata, in due giornate saremo in 1.000, quindi credo che sia un risultato enorme, e questo però un grande grazie va a Mirko De Carli. Grazie a tutti di cuore per essere venuti qui, e vorrei subito fare un immenso applauso a chi ha organizzato tutta questa due giorni da settimane, quindi fategli sentire il calore, ai volontari. Chi dai primi di agosto comincia a raccogliere le prenotazioni, che sono partite già dai primi di agosto, di persone che hanno chiesto di poter essere qua con noi. Ma soprattutto chi da giorni si sta impegnando per allestire tutti questi spazi che trovate, tutta l'accoglienza che vedete e il mangiare buono di questa sera che potrete gustare, e la giornata di domani. Questo è lo spirito del popolo della famiglia, che credo che quest'oggi testimoniamo con questa giornata straordinaria e questa, anzi, due giorni straordinarie. Siamo un popolo e vogliamo stare insieme come un popolo. Il bello di stare all'aperto era una delle sfide con cui dall'anno scorso mi ero detto di ripartire con la seconda edizione della Festa Nazionale della Croce, che è la festa del popolo della famiglia, perché la croce è il nostro quotidiano nazionale, e quest'anno ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo voluta fare a Riolo Terme perché qui a Riolo è nata una storia che secondo me ha dell'incredibile da un certo punto di vista, per come è nata a dicembre dell'anno scorso, ma ha messo delle radici che sono diventate occasione di paragone, occasione di confronto, occasione anche di crescita per tutti i territori dove sono nati i circoli del popolo della famiglia. Questa terra ha accolto il popolo della famiglia in una maniera davvero familiare. Con Alfonso abbiamo avuto una campagna elettorale tipicamente legata al mio carattere, quindi accesa, di quelle focose per certi modi, ma appena siamo entrati in consiglio comunale, penso che me lo puoi confermare, ci siamo trovati a collaborare, e questa è stata una cosa positiva per entrambi, perché è stata un'occasione di conoscerci, e come ho detto al primo incontro, cominceremo a conoscerci e cominceremo a capirci rispetto alla campagna elettorale. Ma seconda cosa, credo che anche chi da tanti anni amministra questa città possa aver già intravisto, pur essendo passato
passate poche settimane da parte nostra la disponibilità di contribuire al bene comune. E credo che questo è lo spirito del popolo della famiglia. Non siamo quelli contro, come ci vogliono dipingere. Non siamo dei reazionari che andiamo contro tutti e tutti. Siamo gente innamorata di una verità che ci porta a testimoniarla in ogni ambito, e anche nella politica, a testimoniarla per il bene, non per il male. Io voglio spendere anche due parole, perché questa occasione straordinaria non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato un luogo che si è fatto famiglia, e questo luogo è la parrocchia di Don Marino. E lo voglio dire con... Io lo dico sempre girando l'Italia nelle conferenze che tengo, con gli occhi di un figlio che guarda un padre, cioè l'accoglienza nella libertà nostra di portare avanti una testimonianza in politica legata a dei valori che nascono dalla dottrina sociale della Chiesa, e qui questa testimonianza è potuta, dentro la laicità, nel rispetto dei ruoli che ognuno di noi ha, poter crescere, poter germogliare, poter entrare dentro le dinamiche anche del Consiglio Comunale, e credo che sia una grande occasione, una grande opportunità per tutti. Avere avuto un sacerdote che appunto ci ha permesso di poter vivere in piena coscienza questa libertà è un grande dono, e per questo vi chiedo un altro grande applauso per Don Marino, che se lo merita tutto. Noi siamo qui oggi e partiamo in questa giornata inaugurale della seconda edizione della Festa Nazionale della Croce per un motivo molto semplice. Vogliamo aprire quella rush finale, come ha detto Mario Dinolfi, che tra qualche minuto, circa un quarto d'ora, arriverà qui con Costanza, quindi preparatevi ad un'accoglienza degna di questo nome di Mario e di Costanza. Vogliamo che sia l'inizio di quel rush finale che ci vedrà protagonisti al prossimo appuntamento elettorale delle elezioni politiche della prossima primavera. La nostra sfida non è quella di mettere in campo l'ennesimo partitino da 0, da 1, 2, 3%. La nostra sfida è quella di cambiare la mentalità di questo Paese, riaffermando una cultura della vita e della famiglia attraverso non un disimpegno, ma un impegno anche e soprattutto nella dimensione politica, che per troppo tempo ha visto i cristiani desaparecidos, cioè scomparsi. Allora, intanto mi dicono istruzioni per l'uso, ringrazio Alfonso, Don Marino e tutti gli amici qui presenti che devono andare in altre faccende giustamente affaccendati, e quindi li ringrazio di cuore per essere stati con noi, un grande applauso. Noi romagnoli siamo così, e quindi è tutto live, tutto in diretta. Quello che vi dicevo appunto è, oggi si apre appunto questo cammino che ci condurrà a un appuntamento storico. Ma per arrivare a quell'appuntamento storico, amici, non basta l'entusiasmo che ci ha condotto fino a qui, lo dico con grande chiarezza, e questi due giorni penso anche il fattore organizzativo che avete potuto osservare, con cui vi abbiamo accolto in questi due giorni, lo dimostrano. Dobbiamo arrivarci in maniera cosciente preparati, ma organizzativamente preparati, perché un popolo che vuole autorappresentarsi deve essere un popolo capace organizzativamente di autorappresentarsi. Oggi non è più il tempo dell'entusiasmo fino a se stesso. L'entusiasmo ci ha portato con grande coraggio, ricordo qui Nicola e qui in prima fila di Matteo, Mario e tutti gli altri, a realizzare i due grandi Family Day. Li abbiamo vissuti con un entusiasmo straordinario per trovarci tutti assieme a gridare una politica per la famiglia e non contro la famiglia, ma dopo abbiamo fatto il popolo della famiglia, perché eravamo consapevoli che quel popolo o si organizzava per autorappresentarsi dentro le istituzioni, dai consigli comunali fino al Parlamento, o quel popolo avrebbe ricevuto solamente delle mazziate dalle istituzioni ad ogni livello. Per questo siamo qui, per questo abbiamo Mauro, Sergio, tanti dirigenti del popolo della famiglia. Il popolo della famiglia di Riolo naturalmente qui rappresenta tutta la tenacia, il coraggio, la voglia di fare, con cui ci si è messi a fare politica senza averne un'idea di che cosa volesse dire fare politica.
ma come tutte le cose belle, quando sono corrispondenti si imparano sul campo, con grande umiltà, con grande coraggio, con grande dedizione, ma soprattutto e prima di tutto con grande amore, perché se una cosa non si ama, se una cosa non la si crede, non la si può trasmettere a nessuno, perché la gente ti guarda nelle palle degli occhi e vuole vedere se quello che gli dici è vero per te, perché se non è vero per te, una balla gliel'hanno già raccontata da 10-20 anni a questa parte. Per questo dico sempre, amici, dobbiamo toccarci con mano, dobbiamo guardarci negli occhi. E questa occasione della festa, che è nata l'anno scorso con l'amico Davide in una chiacchierata al telefono e che è diventata qualcosa di molto più grande insieme a tutti gli amici, PDF TV che fa le dirette, ringrazio Emanuela e tutto lo staff, ringrazio i circoli di tutta Italia, mi hanno detto Mirko ricorda le città, ma come faccio che siete troppi? Quindi vi ringrazio a tutta Italia che siete qui presenti, chi dal sud, chi dal nord, chi dal centro. Perché avete fatto chilometri a vostre spese, perché eravate consapevoli che avevate bisogno di vedere i vostri amici. Come ha detto Mario ieri in una diretta bellissima di Stampa Evangelo, siamo un popolo di amici. Questo negli altri movimenti politici non lo trovate, e ve lo conferma uno che un pochettino di esperienza ce l'ha. Trovate i faltelli coltelli, quelli sì, ma un popolo di amici non li trovate. Questa è la grande differenza del popolo della famiglia. Ma oggi, come ho detto prima, non dobbiamo più ricaricare le batterie, non basta, le batterie sono sufficientemente cariche. Stasera con un po' di cibo romagnolo ve le ricarichiamo ulteriormente. Ma quello che dobbiamo ricaricare sono le ragioni per cui dobbiamo attrezzarci organizzativamente nei prossimi mesi per arrivare alla grande competizione elettorale della prossima primavera. Amici, oggi l'ideale, se non è incarnato nella realtà, non basta più. La gente non si fida più di chi parla di politica, la gente si fida di chi vive la politica per gli ideali in cui crede, e dobbiamo testimoniarli con la nostra carne, con la nostra ossa ogni santissimo giorno, perché altrimenti, amici, quando andremo a chiedere il voto per il popolo della famiglia ci guarderanno e ci diranno: vediamo, non so, ma voi dove eravate, ma voi chi eravate? Noi dobbiamo essere presenti e prossimi a tutti gli amici, a tutte le persone, anche a quelle più distanti culturalmente, ma che possono condividere il fatto che le persone non sono cose, come ci ha insegnato Mario Dinolfi e Gianfranco Amato, ma le persone sono soggetti da tutelare e da difendere, che noi non siamo a favore del mercimonio della persona, ma che siamo a favore della valorizzazione della persona per la sua natura, cioè per quello per cui è stata messa al mondo, è entrata nel mondo. E questo grande valore deve essere qualcosa che testimoniamo con la nostra vita, come fanno i dirigenti a livello locale, organizzando manifestazioni in ogni dove, affinché anche l'ultima persona dell'ultimo palazzo del vostro paese possa sentire riecheggiare il nome del popolo della famiglia e possa conoscere questo simbolo. Questo è il primo obiettivo che vi chiedo oggi di portarvi nel cuore, affinché da quando sarà terminata questa festa possiate avvertire questa missione nel cuore da portare in ogni angolo delle vostre comunità. Noi abbiamo la fortuna di avere dentro di noi una tradizione lunghissima, la più lunga di tutte, che porta il nome di dottrina sociale della Chiesa, che però, amici, non può essere anche questa, quella che tante volte si è ridotta, ahimè, soprattutto negli ultimi anni, un bel discorso, un bel libro polveroso, come diceva il compianto Cardinal Caffarra quando lo incontrai l'ultima volta, farei un applauso per ricordarlo. Che abbiamo nelle nostre sagrestie o nelle nostre segrete stanze personali, ma deve essere qualcosa che viviamo ogni santissimo giorno. E per viverlo, amici, dobbiamo essere consapevoli che quegli ideali, quei criteri che sono scritti in quel libro devono diventare il metodo con cui ogni giorno incontriamo l'altro, incontriamo chi ci è prossimo. Per questo, davanti alle sfide dell'attualità, noi dobbiamo dimostrare concretamente che non siamo un partito monotematico, non siamo il movimento che parla di famiglia, punto e basta, ma siamo quello che San Giovanni Paolo II ci ha insegnato, cioè un movimento che usa la famiglia
come prisma attraverso il quale declinare tutte le proposte politiche che possono rivoluzionare ogni ambito della vita pubblica attraverso il primato indissolubile della famiglia e della vita. Per fare questo abbiamo un compito, amici. Non tirarci indietro dai dibattiti della politica attuale. Per questo ci saranno, e ringrazio Sergio, Mauro e chi ha organizzato, in particolare tutti gli amici della Croce Quotidiano, i tavoli di confronto di questi giorni. Ci saranno i temi dell'oggi. Un cristiano non si tira fuori dai temi dell'attualità, li affronta con coraggio, sapendo, come ripeto sempre, che noi siamo la terza via. Siamo l'alternativa tra le due impianti ideologici dominanti oggi, globalismo e sovranismo, ci sorridiamo io e Fabio Torriero guardandoci, e noi siamo la terza via, che è sempre stata la dottrina sociale della Chiesa, che mette da un uomo davanti al potere e davanti al Dio danaro. Per noi Dio non è il soldo, Dio è il creatore, e lo diciamo davanti alla Chiesa che ci accoglie. Per questo abbiamo il coraggio di parlare di Ius Soli, dicendo che non ci piace lo Ius Soli che hanno proposto in Parlamento, e abbiamo parlato di Ius Europe. Per questo abbiamo il coraggio di parlare di diritto alla vita contro una società, vedete il caso Charlie Gard, che vuole far sì che chi non è normale o ha qualche problema sin da piccolo debba essere eliminato. Per questo parliamo di non diritto alla morte, ma diritto ad un'accoglienza anche della sofferenza e anche del dolore attraverso la famiglia e attraverso uno Stato che non uccida chi sta male o chi soffre, ma lo accolga anche negli ultimi momenti di dolore e di sofferenza. Perché la nostra società è una società che il dolore non l'ha mai cancellato dalla storia, lo ha sempre accolto e ha creato strutture pubbliche che lo potessero condividere e lo potessero condividere con la famiglia. Questo è quel valore grande che noi possiamo portare nella storia. Noi abbiamo il compito di dimostrare su questi grandi temi che oggi attanagliano il nostro paese e l'Europa intera, che non siamo attaccati alla destra, alla sinistra, al centro, che sono etichette ormai finite, superate, storicamente finite e fallite per molti versi, ma noi siamo un movimento politico capace di fare una proposta alternativa, che sa mettere il valore della persona e quello che Benedetto XVI ci ha insegnato del primato dei diritti universali dell'uomo al centro del proprio agire politico. E questo, e smentisco un altro falso mito sul popolo della famiglia, dimostra che non siamo un partito confessionale. Siamo un partito prettamente aconfessionale, perché sul piano dei diritti universali dell'uomo un ateo, un laico non cristiano può trovare la ragione per cui spendersi anche nella dimensione politica, anche nel popolo della famiglia. Grazie. Bravo. Abbiamo il compito quindi, amici, di avere il coraggio di non esimerci dallo spiegare che siamo una proposta politica per tutti, non solo per quelli del Family Day. Dobbiamo anche questo falso mito sfatarlo. Lo vediamo girando l'Italia, qui abbiamo i banchetti delle associazioni che si stanno battendo per evitare che il decreto Lorenzin appunto venga attuato nella sua interezza e perché venga bloccato. Abbiamo tante altre realtà di mondi associativi che si stanno battendo per la difesa della famiglia in ogni ambito, dall'ambito scolastico, dall'ambito sanitario, e stiamo dimostrando che noi come popolo della famiglia non siamo come gli altri partiti, come il Movimento 5 Stelle, come la Lega Nord, e vi faccio l'esempio del decreto sui vaccini, che cavalcano i temi quando sono elettoralmente convenienti, magari a qualche settimana dalle elezioni, e poi dopo, quando arrivano i ricatti e le pressioni ministeriali, vedete il Presidente della Regione Veneto, la prima cosa che fanno è: ah, ma ragazzi, non posso farlo quello che ho detto perché la Lorenzin mi ha detto che mi tagli i finanziamenti al sistema sanitario della mia regione. Ebbene, il popolo della famiglia non mette in discussione i principi negoziabili davanti a nessun ricatto, e ha il coraggio di mantenere la testa alta, o come diceva un amato sacerdote romagnolo: mi spezzo ma non mi piego, che è un grande sacerdote, una pena di Romagna, che si chiamava Don Francesco Fuschini. Questo deve essere un po' il life motive, il motivo per cui noi oggi in tantissimi, è emozionante vedere che avevamo pensato i posti a sedere, si sono riempiti tutti, come i posti per le cene, per il pranzo, il Signore ha calcolato al millimetro quello che nella nostra testa è passato in questi giorni,
e far sì che noi dobbiamo avere oggi il coraggio anche di spiegare un altro passaggio decisivo, un altro passaggio determinante, che alle prossime elezioni tornerà il sacrosanto diritto del voto identitario, non ci sarà più il ricatto del voto utile. E io farei un applauso a questa politica che ha fatto di tutto per cancellare il voto identitario e alla fine, per non farsi male l'uno contro l'altro, se lo ritroveranno alle prossime elezioni. Questa è la grande vittoria, perché ragionando con la logica del potere hanno fatto di tutto per non favorire l'altro e alla fine si trovano quello che non volevano. Questa è la straordinaria logica di chi sta oggi nel palazzo. Allora, noi oggi abbiamo l'opportunità storica, amici, con questo sistema elettorale, di poterci autorappresentare. Far sì che oggi alle persone non gli dobbiamo dire vota il male minore, vai a votare il centrodestra, vota il centrosinistra, perché comunque c'è qualche amico nel listino o qualche amico nella lista che rappresenti i nostri valori e cercherà di temperare le politiche più estremiste, le cosiddette ali della Seconda Repubblica. Ecco, questa logica i giornalisti ancora ce l'hanno fino alle prossime elezioni, poi Fabio la cambierà inevitabilmente, ma adesso questa logica noi dobbiamo avere chiaro che non esiste più. Ora potete andare dai vostri amici, l'ho detto girando ogni città, ogni regione, potete vedere, ma come fa Mario, come fa Nicola, come fanno Gianfranco, con tutto il loro impegno straordinario, dobbiamo essere consapevoli che si può finalmente votare un soggetto politico che dice le cose che condividiamo, che dice quello che ci piace, ma soprattutto che ha il coraggio di non accettare ricatti su quelli che noi amiamo chiamare i principi non negoziabili. Abbiamo dei test che ci attendono, qui davanti c'è l'amico Fiori che mi fa piacere e gli farei un caloroso applauso perché lo attendo una sfida importante. A Ostia, che è grande più di Verona, come popolazione più di Bologna. Io con Nicola, che anche con Nicola come con Mauro con altro ci sentiamo quasi più delle nostre mogli, so quanta fatica gli amici romani, e farei un applauso anche agli amici romani e a Nicola Di Matteo, coordinatore nazionale, un fratello, stanno facendo nel silenzio, sono i sacrifici più grandi, nel silenzio per organizzare la presenza del popolo della famiglia. Guardate bene che questo appuntamento sarà il test entro il quale misureremo il nostro potenziale per le prossime elezioni politiche, perché parliamo di una grande città, Ostia ha circa 200.000, se non mi sbaglio, 200.000 abitanti, quindi stiamo parlando di una grande città del nord, per fare un paragone. Ecco, la nostra capacità in queste ore, in queste settimane di lavoro, lo dico perché qui ho fatto il candidato sindaco alla Don Camille Peppone, quindi in un contesto di quelli che piacciono a me, deve essere la nostra capacità di non farci rinchiudere nel ring, cioè di non farci mettere dentro al cerchio con cui hanno costruito i mass media di regime l'etichetta al popolo della famiglia. Dobbiamo scardinarli come oggi che ho scelto e abbiamo scelto di stare in pubblico, non in un luogo chiuso, a fare la festa, affinché ci ascoltassero tutti e sapessero che non abbiamo paura di nessuno a dire quello in cui crediamo. Ma soprattutto avere la capacità di dimostrare che noi la classe dirigente non l'andiamo a comprare dagli altri partiti, non facciamo i gruppi parlamentari con qualche disperato in cerca dell'ultima poltrona a fine legislatura, noi la classe dirigente la formiamo sul campo attraverso gli appuntamenti elettorali affinché un Mauro, un Sergio e via discorrendo da persone che non fanno politica possano diventare esempi per chi si candida oggi. Lo facciamo questo cammino consapevoli che noi non ci misuriamo attraverso il risultato che prendiamo. I sondaggi ci danno al 3, al 5, al 6, la media nazionale ci dà al 2,9 alle ultime elezioni. Ma badate bene, io che faccio politica in me da quando ne avevo 16 anni e vengo da quella tradizione che qui governa, quel monocolore che qui governa da 70 anni, quindi un pochettino magari ce l'hanno anche con me, forse per questa appartenenza storica, ma sono orgoglioso di poterlo dire perché mi ha educato molto a fare politica quell'appartenenza.
e oggi credo che noi non abbiamo il dovere di preoccuparci del nostro esito. Oggi, se penso a quando abbiamo cominciato il Popolo della Famiglia o anche solo alla prima festa nazionale della Croce, era immaginabile, Davide confermalo, pensare di essere qui a fare quello che facciamo oggi. Era inimmaginabile. Oggi siamo qui grazie al contributo che ognuno di noi dà ogni santo giorno nel fare quello che deve fare. Oggi siamo qui soprattutto perché non ci siamo preoccupati dell'esito, ma ci siamo preoccupati di una perseverante testimonianza quotidiana. Da chi fa il militante, da chi fa il dirigente, da chi fa quello che gira per l'Italia come un pazzo senza tagliarsi la barba e i capelli e fare dirette Facebook sulla macchina, da chi va in televisione, da chi fa il suo dovere, da chi fa quello che deve fare, dando dentro a quello che deve fare la testimonianza di amore a quello che ci ha portato a trovarci qui oggi, a quella verità, quella libertà, quella bellezza, quella giustizia che, come amava dire Adriano Olivetti, che non si può paventare per bigotto ortodosso cattolico, amava dire sono le dimensioni attraverso le quali un uomo incontra tutta la sua umanità nella storia. E credo che noi oggi siamo chiamati a fare questo. Allora quel famoso 3% che sembra per alcuni irraggiungibile, per altri già possibile o altro, non diventerà una meta incomprensibile, ma diventerà qualcosa di praticabile. E ve lo dico perché l'abbiamo sperimentato noi a Riolo Terme. Quando siamo partiti a febbraio, totalmente inesperti il nostro gruppo di Riolo Terme per fare politica, infatti questa era la cosa che ci facevamo ogni sera, il segno della croce, poi dopo io ho detto ragazzi, fidatevi, la realtà non tradisce. E quindi se noi saremo coerenti con quello che la realtà ci mette davanti e ci chiede, vedrete che la realtà risponde. E quando siamo arrivati a fare il più alto risultato elettorale delle scorse amministrative, ho detto, ve l'avevo detto che la realtà risponde. Come oggi che ho visto il meteo del PDF, ho visto tanti messaggini del freddo, caldo, io dicevo ironicamente, io vedrete che alla fine riuscirò a mettere le mie braghe corte con cui giro l'Italia, poi mi hanno obbligato a non metterle, ma almeno non ho messo la giacca. Ecco, cioè, noi dobbiamo essere consapevoli che il tempo, come dice Papa Francesco, come ha detto, come si trova e si evince dalla dottrina sociale della Chiesa, non è la misura dell'uomo, ma è la misura di Dio. E consapevoli di questo possiamo oggi attrezzarci, organizzarci per fare quello che è il nostro, occupare la dimensione dello spazio. Lo spazio è la dimensione dell'uomo. Allora amici, ogni santissimo giorno, dal bar, dal luogo di lavoro, dalle dirette Facebook che fate, dagli incontri che avete con i vostri amici, dalla lettura del quotidiano, la croce quotidiano, cortesemente, andate a portare questa grande verità che ci ha uniti oggi in ogni angolo del vostro paese, della vostra piccola comunità o della vostra grande città. Credetemi, e lo dico col cuoricino un pochettino dolorante, è l'unico modo per far sì che il popolo della famiglia possa entrare nelle istituzioni senza mendicar cappello a nessuno. E arriva il sole che ci abbraccia anche oggi. Per fare questo, amici, come ho detto prima, oltre a una grande capacità organizzativa, che credo che in queste ore la stanno dimostrando i nostri dirigenti nei territori, qui ci sono i vari banchetti informativi, tesseramento, c'è di tutto, c'è una grande organizzazione che vi può dare tutti gli strumenti utili per lavorare, ma soprattutto utilizzate la cena e il pranzo di domani per parlare, per condividere riflessioni, modi di operare, modalità organizzative, perché ripeto, il modo migliore, Facebook è utilissimo, ma non c'è modo migliore che la stretta di mano, che un abbraccio fraterno, che guardarsi nelle palle degli occhi, essere consapevoli che hai un altro prossimo a te che sta facendo la tua stessa strada, magari a 600 km di distanza. E questo vi può dare coraggio, soprattutto in quelle città in cui siamo partiti da poco, in cui magari ci sono solo qualche amici, c'è qualche amico pronto a spendersi, ma questo può darvi le ragioni carnali per cui vale la pena, come è stato qui da dicembre 2016, partire, organizzarsi, fidarsi e organizzarsi per rappresentarsi senza andare a chiedere a nessun altro diritto di cittadinanza. Oggi partiamo con un primo dibattito, un primo incontro, che è la presentazione del libro di Mario Di Rolfi, O capiamo o moriamo.
tra qualche minuto arriva Mario con Costanza, ripeto, cerchiamo di fargli un'accoglienza calorosa e sarà l'occasione per capire concretamente quello che vi ho spiegato in questi minuti, cioè che noi siamo un soggetto politico capace di proporre una riflessione politica che abbraccia i problemi dell'oggi a 360 gradi. I problemi dell'oggi sono quelli che vediamo ovunque, amici, che vediamo il problema dell'accoglienza dei migranti, il problema del terrorismo islamico, il problema del lavoro, il problema del fare famiglia ogni santissimo giorno, tutte le fatiche che concerne fare famiglia. Ebbene, amici, noi come Popolo della Famiglia, e vi invito a leggere l'ultimo libro di Mario, abbiamo tutti gli strumenti, tutte le proposte, tutte le proposizioni adatte per poter raccontare una proposta integrale a favore di famiglia e vita per le prossime elezioni. Con le tavole rotonde, amici, dimostreremo che non siamo il partito dei leader, il partito del Family Day, ma siamo un luogo di elaborazione politica e culturale. Lo faremo con persone che ogni giorno si spendono con coraggio e audacia a offrirvi le riflessioni sulla croce quotidiana. Lo faremo con rappresentanti del mondo dell'associazionismo che ogni giorno si batte per difendere quelle famiglie che sono oltraggiate e maltrattate dallo Stato e da ogni ambito anche di vita pubblica che purtroppo la famiglia l'ha relegata all'ultimo posto, e lo faremo con quei dirigenti del Popolo della Famiglia che ogni santissimo giorno fanno quel lavoro di cui parlavo nell'aprire il mio intervento a questa festa. Vi prego quindi di soffermarvi a questi momenti ogni istante, perché queste persone, oltre a dare la vita letteralmente per quello che dicono, io amo dire noi siamo quello in cui crediamo, noi siamo quello che diciamo, noi siamo quello che siamo. Queste persone sono questa roba qui, quelli che si intervalleranno sul palco in questi giorni, e quindi meritano la vostra massima attenzione, il vostro massimo ascolto, perché sono quel pezzo di quel puzzle che oggi possiamo chiamare Popolo della Famiglia, ma fino a poco tempo fa erano persone che si erano incontrate, accomunate da una comune battaglia civile che portava il nome di Family Day. Questi tavoli saranno l'occasione per condurci poi alla relazione finale. Sarà la ciliegina sulla torta, quel momento che dovrete serbare nei vostri cuori per ricordarvelo attraverso il cammino che farete nelle vostre comunità e nei vostri territori. Ci saranno gli interventi di Fabio Toriero, che ringrazio, vorrei fare un applauso al professore. Grazie. Che è già stato a Riolo, mi ricordano, vedete i miei romagnoli come sono fieri della loro terra e lo ribadiscono con orgoglio. Ci sarà l'intervento mio, perché anticipa quello di Fabio Toriero, non c'è bisogno dell'applauso, e poi ci sarà l'intervento, purtroppo, che riporteremo solo in video dell'amico Gianfranco. L'amico Gianfranco, lo dico, non sarà qui con noi, c'è sua moglie che presenzia appunto per dimostrare la vicinanza, oltre che un amico come il fratello Massimiliano con la famiglia. Non sarà qui presente con noi e la cosa non può che dispiacermi tantissimo, perché ripeto, questa festa meritava che Gianfranco fosse su questo palco, ma purtroppo è a fare appunto quello che dicevamo prima, è a fare il suo dovere, come abbiamo detto prima, e quindi partirà per il Cile. Domani in un video rappresenterà e racconterà questa missione che lo richiama oggi ad essere presente all'aeroporto di Roma, se non sbaglio, giusto Massimiliano, e a partire per il Cile, dove appunto lo aspettano per portare il racconto e la testimonianza, e credo chi meglio di Gianfranco possa farlo, del lavoro che i matti del Family Day, per chiamarli così, hanno cominciato e hanno portato avanti in questi anni. E dopo il Messico, il Cile, la conferenza episcopale anche del Cile, ha chiesto appunto a Gianfranco di poter andare a raccontare tutto questo in terra cilena. E quindi chiedo una preghiera per Gianfranco, perché questa è una missione importantissima per il Popolo della Famiglia, per il popolo cileno, ma chiedo soprattutto che gli facciamo un altro grande applauso che lo porti nel cuore di questo suo viaggio. Questa sera ci sarà poi un momento di cucina tipica romagnola. Allora vi dico, voglio spendere qualche parola prima di concludere. Non è che siamo andati in un ristorante a ordinare il menù.
Qui i volontari del popolo della famiglia riolese ed emiliano romagnolo, ripeto, da romagnolo avrebbe più da dire romagnolo emiliano, ma emiliano romagnolo perché la legge porta a dire questo, hanno prodotto in queste settimane e stanno preparando in queste ore, e sarà tutta cosa fatta in casa, quindi prodotta proprio con le mani dei nostri volontari. In una delle decine di interviste fatte in queste ore per raccontare quello che abbiamo fatto, ho detto una cosa di cui sono pienamente convinto. A pochi passi di qui, a Imola, un altro soggetto che gira anche lui in camicia fuori ormai e maniche arrotolate, che si chiama Matteo Renzi, terrà la chiusura della festa nazionale del Partito Democratico a Imola. A Rimini ieri sera Beppe Grillo ha tolto la parola alla minoranza, giornalisti adesso la chiamano ortodossa, del Movimento 5 Stelle, e ha incoronato il suo uomo di fiducia, poi tanto democratici anche loro a parole, poi nei fatti sanno fare altro, Luigi Di Maio. Ebbene, una cosa che hanno notato i cronisti, soprattutto nelle ultime ore, è l'assenza di popolo. Si vedevano le foto alla festa dell'unità, i dibattiti erano praticamente semi vuoti, anche con ospiti importanti, tra cui Soloni mediatici e la Laura Boldrini e via discorrendo. Al Movimento 5 Stelle, che avevano preparato una mega struttura dove i loro leader stavano dietro a bersi l'aperitivo e non venivano come noi a montare i fiori perché gli piaceva la cosa organizzata bene a 5 minuti dall'inizio della conferenza, ebbene anche lì c'era tanto spazio vuoto, non occupato. Ebbene, voglio dire alla stampa presente, come ho detto queste ore, che se nelle feste dei partiti ci sono le sedie vuote, alla festa della Croce Quotidiana del Popolo della Famiglia ci sono le persone in piedi, perché noi non abbiamo ragioni per mancare a questi appuntamenti. C'è chi si è alzato alle 5, io so anche i vostri orari, è andato a casa alle 8, ha messo a posto i figli e la famiglia, ha lavorato fino all'ultimo per fare le cose anche del popolo della famiglia e si è preso la macchina per arrivare qua, a Riolo Terme, da Roma, da Napoli, da Torino, dal Piemonte, dalla Lombardia, da Varese, da Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, da tutte le città d'Italia, e con coraggio è venuto a metterci la faccia per questa storia, per questo cammino comune. E quindi, amici, questa è la differenza che dobbiamo comprendere, dobbiamo fare nostra e ci deve arricchire ogni giorno nel cammino che dobbiamo fare. Questi movimenti politici, amici, stanno facendo di tutto perché il popolo della famiglia non appaia a livello mediatico. Stanno facendo di tutto e di tutti i colori per far sì che questo non accada. Noi, grazie a Dio, siamo stati capaci, attraverso un'organizzazione capillare unica, di riuscire ad essere presenti quasi ogni giorno sulla stampa locale e regionale, sulle televisioni locali e regionali. E questo è grande merito dei circoli, dei nostri eletti e delle nostre assessori che sono in giunta, che ogni giorno si spaccano la schiena per far sì che i giornalisti sappiano raccontare ciò che di buono facciamo. Poi a volte naturalmente lo mettono come gli pare a loro, cambiano quello che diciamo, ma il conto è che lo mettono su, e questo è qualcosa di prezioso per noi, perché la gente si rende conto che il popolo della famiglia c'è. A livello nazionale, purtroppo, amici, è evidente il blocco che ci viene fatto e che, sappiate, abbiatene consapevolezza, arriverà fino alle elezioni prossime. È già un miracolo che il Corriere della Sera e Libero abbiano riportato nei sondaggi il popolo della famiglia, dandogli percentuali, tra l'altro, veramente lusinghiere, che viaggiavano tra il 3 e il 5-6%. Ma amici, per sfondare questo muro, ve lo dico col cuore, bisogna stare su piazza, bisogna aprire il bancone, bisogna andare ai mercati, bisogna organizzarsi per stare nel territorio, anche se si è solo due amici nel circolo locale, a far vedere il nostro simbolo, a portare la croce quotidiana in PDF stampato e offrirlo a chi viene, perché possa sapere che un'informazione alternativa a quella di regime c'è, si può leggere, a basso costo e fruibile per tutti. Ma soprattutto che possano toccare con mano le facce del popolo della famiglia e vedere che sono, scusate se ve lo dico, persone normali.
non sono persone che hanno fatto politica, non sono persone che vengono da una ricandidatura mancata e che vogliono rimpossessarsi di una fetta di potere, sono persone normali e non c'è modo migliore per raccontare la nostra storia che metterci la nostra faccia. Quindi non abbiate paura, per citare San Giovanni Paolo II, quando ritornerete a casa a metterci la vostra faccia, come dicevo prima, ma non solo nei vostri ambiti personali, ma mettendola dentro la dimensione della vita pubblica. Organizzate banchetti, organizzate iniziative, organizzate momenti di confronto, organizzate feste. Io ho proposto ai circoli di fare le feste della famiglia in tutta Italia, ho partecipato a quella di Ortona, stupenda, la piazza principale di Ortona piena di gente quando parlavo, ho partecipato a quella di Padova, straordinaria anche quella di Padova, un momento stupendo di comunità e di popolo, ma soprattutto con persone che sono venute non tanto per l'aspetto politico in sé, ma perché volevano giovare di una serata insieme a delle persone che la pensano come loro, che amano le stesse cose che amano loro, che credono nelle stesse cose in cui credono loro. E questo, badate, che vale molto di più di una paginata sul Libero o di una paginata sul Corriere della Sera, perché a quel punto, amici, quando saremo dentro le istituzioni della Repubblica Italiana, e se riusciremo ad entrarci, noi sfonderemo le redazioni di Libero, del Corriere della Sera, e ci entreremo di diritto in quelle pagine, perché avremo avuto il coraggio di conquistarcele sul campo, una ad una. Vedete, oggi ho particolare emozione anche in questo intervento, perché personalmente per questa avventura ho messo in gioco tutta la mia vita, chi è vicino a me lo sa che vita faccio ogni giorno, e soprattutto vorrei fare un grande applauso, e lo dico col cuore, a mia moglie che è qui presente, non la vedete perché sta impicciata, direbbero a Roma, sta indaffarata a fare lavoro di segreteria con tutti gli altri amici, ma devo ringraziare di cuore lei, perché se sono qui malconcio, sempre tirato all'ultimo secondo, affaticato più ogni giorno di più, è perché appunto ho la forza di avere una persona a fianco che ha sposato non solo me, ma tutto quello che dentro di me era la vibrazione del mio cuore e certamente la dimensione politica, che, come amava dire il compianto presidente Cossiga, è una seconda pelle che non si può togliere, ha amato anche fino in fondo quella seconda pelle che mi sono portato dietro. E se posso fare la vita che faccio, se posso dare la vita per quello in cui credo, è perché ho a fianco una donna straordinaria che mi ha insegnato ancora di più ad amare quello in cui credo e a dare la vita ancora di più assieme a lei, come oggi facciamo, per quello che credo. Noi oggi certifichiamo con questo momento assieme che siamo pronti da lunedì mattina alla prossima campagna elettorale. Ci aspetterà l'appuntamento elettorale di novembre di Re Sicilia, dove già i nostri amici si stanno impegnando con coraggio. Nicola Di Matteo, che vedo, penso da qualche parte, si è alzato un attimo, ha tenuto quest'estate il coordinamento siciliano e ha avuto un grande momento dedicato a organizzare le truppe del Popolo della Famiglia in Sicilia. Io scenderò nei prossimi giorni a dedicare qualche giorno alla mia famiglia e ad abbracciare gli amici siciliani, e poi avremo l'appuntamento di Ostia, avremo l'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia, che nelle prossime settimane andrà a prendere forma e sarà l'appuntamento con cui daremo la linea, come dirà Mario Adinolfi, Gianfranco Amato, Nicola Di Matteo, io e tanti altri in quell'assemblea, per il prossimo appuntamento delle elezioni politiche che ci attenderanno in primavera prossima. Noi abbiamo questa scaletta di appuntamenti davanti a noi che sono l'occasione, credetemi, per scoprire quanto spazio elettorale ha il Popolo della Famiglia. Voi oggi pensate, e non dovete fare questo errore, amici, che fanno purtroppo volontariamente, coscientemente e consciamente i giornalisti di regime, di pensare che non c'è spazio per il Popolo della Famiglia. Oggi si racconta un trailer di un film
che è un film che non uscirà nei prossimi nelle prossime settimane nelle sale cinematografiche. Lo scontro a tre di cui parlano oggi centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle non ci sarà alle prossime elezioni come ve lo raccontano. Alle prossime elezioni ci sarà uno scontro ben diverso. Ci sarà lo scontro tra chi prepara un governo di larghe coalizioni, la Gross Coalizione in salsa tedesca riofferta al popolo italiano, per cui sanno già benissimo Forza Italia e il Partito Democratico che dovranno ragionare assieme se il Partito Democratico arriverà primo alle prossime elezioni per fare un governo di larghe intese, e Berlusconi, da lungo veterano della politica, sta tenendo i piedi su più staffe proprio per garantirsi questa manovrabilità elettorale, e il Movimento 5 Stelle sa benissimo che da solo non potrà governare perché non avrà quel 40% legge elettorale attuale permettendo che gli consentirà di poter governare da solo, amici. Per cui quale partito migliore della Lega Nord ci potrà essere nella prossima assemblea parlamentare per dire: togliamoci le differenze, guardiamo quello che ci unisce, che non è poco tra l'altro, e facciamo un governo assieme per non dare il potere ai governi inciucioni, inciucisti di Berlusconi e di Renzi. Queste sono le due offerte politiche, non fatevi prendere in giro da quello che vi raccontano, che alle prossime elezioni andranno divise, ma che sono pronte per stare insieme appena il Parlamento si andrà a formare. Allora noi come Popolo della Famiglia siamo gli unici, lo dico a quei movimenti che mi contattano, che incontro in giro per l'Italia, che dicono: dai, venite con noi, la classica offerta politica dell'ultimo minuto. Io lo dico a tutte le associazioni, i movimenti politici che stanno pensando di fare liste, ai generali che vanno davanti al palazzo a fare mobilitazioni di piazza: oggi dobbiamo essere organizzati per essere la terza alternativa in campo, o quella che è stata chiamata il quarto polo, chiamatelo come volete, rispetto a queste logiche che già si stanno formando. Sono come le placche terrestri che si stanno avvicinando e sono pronte a coalizzarsi per il prossimo appuntamento elettorale. Noi siamo gli unici pronti a livello organizzativo, a livello di programma politico, a livello di proposta, per cui noi siamo capaci di dare l'alternativa. Ma per fare questo possiamo farlo solo se abbracciamo fino in fondo la sfida che ci attende.